Ciao ragazzi e ragazze, oggi facciamo delle polpette col pane raffermo, non si butta via niente e dentro mettete un po' quello che ci avete nel frigo, care lupo che sia, verrà sempre buono, eh? Io ho delle zucchine, un po' di formaggio avanzato, un po' di parmigiano, un po' d'aglietto, un po' di pomodorini, del prezzemolo tritato finamente. Mi dai un pannocchiata? Per piacere, mi passi un pannocchiata per pulire? Un pannocchiata? Benissimo. Canelupo che sia, vediamo cosa salta fuori. Prima di tutto, frulliamo il nostro pane vecchio. Io ho un po' di pan carré. E del pane. Un po' duro, raga. Dopo l'ammogliamo con il latte. Cominciamo a frullare questo. Aggiungiamo un po' di latte. E lo facciamo ammorbidire. Una volta ben bagnato col latte, rimettiamo l'elica, lo rimettiamo dentro il nostro frullino, aggiungiamo una zucchina a pezzi, del parmigiano, facciamo 2 cucchiai. Anche tre, va? 3 cucchiai. Dei pezzetti di formaggio che avete in casa avanzato, io ho dell'Emmental, un uovo, sale e un po' di prezzemolo. E frulliamo ancora tutto. Aggiungo un cucchiaio di pangrattato, poi vediamo. Sì, basta, io faccio un cucchiaio. Prendiamo una teglia con della carta forno, mettiamo su un po' di olio, prendiamo l'impasto, facciamo la nostra polpettina. La passiamo nel pangrattato, gli date la forma, io le faccio piatte così. Così, e le mettiamo sulla carta forno con l'olio. E le facciamo tutte così. Mettiamo su ancora un filo d'olio per fargli fare la crosticina. E le mettiamo nel forno a 200 gradi per un 20 minuti. Vedete voi quando sono belle colorate in base al forno. Guarda cosa ti ho preparato. Non si butta via niente. Polpette col pane vecchio. C'è anche la polvere di grillo. Dai, di grillo, non si butta via niente. Cimici. Dai, per piacere, facciamo in fretta che ho fame. E Proprio. non svuota frigo, pane vecchio, zucchine avanzate, formaggio Tutto avanzato, porcheria. quello che ci avete buttate dentro, Montanetto, eh? giorno dopo non avete anche bisogno più di andare al gabinetto di corsa. Benissimo. Avanti. Aspetta che ne apro una e ve la faccio vedere. Belle croccanti fuori, vediamo dentro, e morbide dentro. Ma che roba. Saggia, senti che bontà. Col pane raffermo, zucchina parmigiano, prezzemolo. Non ho messo l'aglio, e chi vuole può mettere anche l'aglio. Come sono? Guarda, metti un po' di maionese sopra. Dopo ci mettiamo La maionese maionese. non è avanzata nel frigo. Dopo, qua si mette a parte. Buona. Buone? È un piatto povero, però Povero ma buono. ricco.
romarico. Ecco. Saluta che è tardissimo oggi. Lasciamo una aperta, facciamo ragazzi, la foto. Siamo a pezzi. Chi vuol fare le mie ricette mi manda la foto su Instagram e noi la mettiamo nella story. Bravissimo. Ragazzi, un bacione, un abbraccione. Fatele perché è un piatto povero. Buono, con buono. Tutto quello che avete in frigo, buttateci dentro. Abbiamo messo anche la Coca-Cola. E il pane vecchio, pane avanzato, non si butta via niente. Buonissime, delicate anche, devo dire, eh? Delicate. Sì. Se volete l'aglio per farle più no, forti. No, io voi sì. Lo fate light. Buon appetito.